Nuovo Comici Sportivi del Grande Wrestling, Emanuele Filoni vi dà il benvenuto all'edizione numero 113 di WWEF Rising Sun, direttamente da San Luis, in Missouri. Un'edizione che si preannuncia il vero scoppiettante, che culminerà con un face to face tra Dio Johnson e Berny and Johnson, che settimana scorsa ha battuto Alexander in quello che poi doveva essere anche un travolta match, coinvolgendo anche Mr. Gufo, che prima del match è stato aggredito da Dax Patterson. Alexander che però ha perso, e che dunque Dio Johnson è il primo number contender al titolo di campione dallo death di Berny. Ma iniziamo subito, partiamo alla storia grande, perché il primo match della serata vedrà Ben, il campione TWF, contro The Slekon. Qui siamo in compagnia di Michael Cole, che sta attendendo l'arrivo tanto a lui di quest'uomo. Ladies and gentlemen, let's start this show in the great way now. He has been robbed of his TWF title, but in Survivor Series, he'll do whatever it takes to get his title back. That man will comment the first match of tonight with me. That match is Nickolson. Beh, eccolo qui Nickolson, dunque commenterà insieme a Michael Cole il match, il primo match della serata, Ben contro The Slekon. Poi avremo anche un number contender match per il titolo WLF tra Six e Ben dopo questo incontro. Partiamo con il primo match della serata, che vedrà il campione del mondo TWF Ben affrontare niente meno uno degli atleti più rappresentativi in questo momento, sicuramente il gioiello dell'old school, il grande traditore, The Slekon. Ma attenzione, perché Nickolson è lì al tavolo di commento, c'è Michael Cole, e già sento paroloni da parte del Mr. Fantastic, del Mr. Awesome, del Mr. Amazing, della WWF. Nonostante abbia tradito, sia una sorta di ribelle, o meglio, al momento non è ribelle della situazione, visto che insomma sta patteggiando, è membro dell'old school insieme a Nickolson, a answe e a Team Mr. P. Però oggi ha aperta una bella gatta da pedare, insomma, è una bella, davvero, una bella gatta da pedare. Questa gatta è niente meno che il campione di WWF Ben. Vedo dura, per Mr. Sunshine. Insomma, l'ingresso è sempre quello, però insomma l'atteggiamento è diverso. Beh, d'altronde ha tradito tutti i fan, ha tradito, è stata grande delusione, se così possiamo dirlo, da parte dei fan. Subito tentava le sue manovre sui calci, no? Rapide, era stato bloccato da questo braccio di separare, questo knee breaker. Ottimo inizio da parte di Ben, che continua imperterrito. Ben è forte, l'abbiamo visto subito, però qui in zone chicca. Ottimo manovra da parte di Slekon, ancora con i suoi calci, va vuoto stavolta, ci riprova ancora Slekon qui, e di nuovo Ben lo butta giù. No, non va bene Slekon, devi tentare di farlo correre, secondo me. Kick va ancora vuoto, allora ancora Slekon che lo prende, e stavolta penso sì, va a segno con questo neckbreak. Buona manovra, poi lo butta fuori forse. Eh sì, mamma mia, è colpo, ma manco di springboard, una crossbody non benissimo, e Ben qua può approfittarne. Attenzione, Ben prova a prendere la scippa dritta contro le transenne. Una testata, il giapponese colpisce veramente duro, lo sappiamo. Attenzione, ancora stavolta c'è il zone kick, ottima manovra da parte di Slekon, che poi va ancora a segno con un step kick, e poi con il cap kick, no, niente da fare. Slekon, attenzione, springboard Slekon,
Rockstone a un inch, quello è tutto. C'è un colpo, una mannaia praticamente al volo. Ma attenzione, calf kick di nuovo a Bodo qua. Ma di nuovo a Bodo e non questa volta, non questa volta e neanche ora. Doppio da ficca da parte di Slekon che poi lo fa correre. Attenzione, Emma Ben qua lo prende di mira e lo fa oggetto di questo bellissimo gol, questa Dicky. Attenzione, c'è un trust all'angolo. Ancora Venna, mamma mia ragazzi, legnate su legnate. Forte bravo però, attenzione a Slekon a prendere in corsa. Slekon! Non lo colpisce bene. Qui Venna è stato bravo a ribaltare la situazione. E adesso è lui a essere fatto oggetto di un rebound suplex. Eh sì, questo German suplex con l'appoggio delle corde. Buona idea. Buona idea, attenzione, stavo troppo del campione di WF. Che bella mossa, vero, bella mossa. Però attenzione quella in zero di chicca. E allora attenzione, explode il suplex di Slekon, no. Che mossa, può andare a chiudere. Uno, due, no, soltanto due. Si prosegue, ma sicuramente un grande match fino adesso, davvero molto bello. Slekon, ancora viene preso in consegna. Van Venna che non ci sta. Attenzione, viene negli occhi. Oh, attenzione! Springboard dropkick. Ottima manovra, davvero spregevole manovra. E poi high kick, calcio alto. Prova a chiuderlo ancora. Uno, due, no. Soltanto due. Allora qua riesci, attenzione. Oh, va completamente a vuoto qui, Slekon. Venna allora anticipa. Attenzione. Ficco a vuoto. Serie di colpi, bravissimo qui Slekon, mamma mia, Shemmer. E poi un jawbreaker. Forse è il momento. Slekon aspetta il barco, Slekon aspetta il barco, attenzione. Poi dove lo manda? Lo manda fuori forse, attenzione. Oh, lo rialza e poi suplexa. Guarda le corde. È veloce qui. Attenzione, ma c'è la power slam al volo di Venno, una manovra allucinante. Quella del giapponese. Ora per Slekon si mette molto male. Colpita ancora. Bruttissimo colpo questa power slam al volo di Venno. Viene presa in consegna. Ed ora viene messo sulla terza corda. No! Un braccio destro dalle stanze ravvicinate. Ben portato, ancora Venna. Slekon ora è stanchissimo. D'altronde è andato molto questi primi minuti. Pensava a fermarsi, attenzione, perché Venna ora vuole già chiudere il match. Però attenzione qui! Slekon che fa? Non ci credo! Lo mette nel merino! Attenzione, Slekon qui! Vuole chiudere il match! Lo prende! Oh oh! Vertical suplex in arrivo! Eh sì ragazzi! Mamma mia, che brutta caduta! Che bruttissima caduta! Prova a chiuderlo! Uno! Due! No! Non c'è il tre! Non c'è ancora il tre! Slekon non ci crede! Ma con i sicuri! Ma ha già seguito! E ce l'ha detto in corsa stavolta! Penso davvero che sia la fine! Attenzione! Venne, fare il colpo! Ma va buono! Attenzione! No! Niente da fare! Sarò bravo a evitare qua entrare di Venne! Slekon! Attenzione qua, Slekon! Non bene, non bene Slekon, dai! Ho sbagliato molto le mosse aeree. Mi servirebbe la Gold Star se non per vincere. Ancora Venna imperterrito, continua a colpire. Sì, perché lascia e poi colpisce di nuovo. Ah, scusate, attenzione, uno, due, no, soltanto due. Soltanto oltre i due, attenzione, qui lo prende, con stare all'arrivo. La stella dorata, la stella dorata. Non ci credo, non ci credo, prova a chiuderlo. Uno, due, e non c'è il tre, incredibile, dai, non è possibile. Slekon non ci crede, ginocchiata. Attenzione, infatti lo manda fuori.
Bender ha mandato direttamente all'ospedale in questo backway drop. Attenzione, Bender lo prende ancora, poi lo butta al suolo con hard drag. Dove va qui, Bender però l'anticipa, tutto colpo e via dalla Slekon, che poi viene lanciato contro il Madonna. Che botta gente, che botta, e si è rimediato Slekon la sua povera schiena, va per tutto, lo mette giù e Bender adesso gli infligge una Boston Crab. Qui Slekon dovrebbe anche cedere, però insomma, infatti Bender lascia la manovra. 5. Siamo a 5, attenzione, rientra la lingua, arriva quando per Kessel, non ci credo, va a chiudere, 1, 2, non c'è ancora il 3, incredibile. Dropkick, attenzione, oh, va segno stavolta con la, questa è il sister, buon match adesso che si sta sviluppando. Attenzione, va a vuoto stavolta Slekon, va a vuoto stavolta Slekon. Prende in corsa, attenzione. Lo prende al volo. Siamo on drop, ragazzi. Siamo on drop. Tutti a casa, è finita. 1, 2, e non c'è il 3. Mamma mia, che rischio però. Slekon ancora a ricarica la dose. Tornato di DDT in arrivo. Tornato di DDT in arrivo. Sì, a segno, dovrebbe schinare qua, commette un grave errore. Oh, attenzione, Slekon, no, ho richiesto, ma attenzione a Ben che si è rimesso in piedi, attenzione a Ben che si è rimesso in piedi, e infatti va con una doppia accettata e poi con la power slam. Mamma mia, Ben è mostruoso, mostruoso, va a chiudere, è finita. 1, 2, non basta, intanto 2, soltanto 2, attenzione, bello a prendere, altri pugni, altri colpi, parare il colpo, attenzione, scambi avvicinati, attenzione, e calf kick, ottimo, ottimo, ottimo qui Slekon, però ottimo, e poi attenzione, torno l'appo, ma niente da fare, bravo Bender, lo prende, flashback, e stavolta gli ha spento l'interruttore veramente. E beh, quando Bender ti colpisce così è la fine veramente. Ancora, ancora a rincarare la dose, Slekon è più di là che di qua, iniziate a sanguinare, cosa che non ci voleva affatto. Guardate la lira di Bender, la gomitata, e poi attenzione, tenta ancora Slekon i suoi calci, la sua reazione, attenzione, prova il colpo, prova il colpo, Bender lo prende, Kimura Lock, Kimura Lock, qui non può far altro, si trova dentro la tenaglia, dentro la tenaglia, dentro la tenaglia, e cede, beh l'avevo visto, la mossa è una delle più terribili manovre di sottomissione che abbia mai visto, la Kimura Lock, la mossa di origine giapponese, effettuata proprio da un giapponese, è terrificante. Grande affermazione di Ben, c'è poco da fare, quando questo lottatore combatte in questa maniera così agguerrita, non ha rivali, non ce n'è per nessuno, e Nickolson, insomma, deve stare molto attento.